è magistrati e politica, also spracta Zarathustra, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, also spracta Zarathustra, 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 Zoroastro, e ci rinvia all'antica religione zoroastriana. C'è ancora oggi la religione di Zoroastro, dalle parti dell'Iran, dalle parti della Persia, e la religione di Zarathustra prevede due grandi divinità. Una è la divinità del bene, che si chiama Mazda, e l'altra la divinità del male, Arimane. Mazda, un bel nome Mazda, cioè, è il nome anche di una bella macchina orientale. Mazda è fatta molto bene, mi piacerebbe avere una Mazda, solo che costa di più. Io ho una Toyota, piccola Toyota, una Toyota Aygo, bella, rossa, è il colore del sangue, è il colore della vita. Mi piacerebbe però avere una Mazda, ma costa un po' di più la Mazda. Mazda era Ahura Mazda, il dio del bene. E il fatto è che io, quando non ho idee, me ne vado sul Fatto Quotidiano e le idee mi vengono subito, perché il Fatto Quotidiano è tutto schierato dalla parte di Ahura Mazda, cioè dalla parte del bene. Anche il Movimento 5 Stelle è schierato dalla parte del bene, che sia chiaro, però io vorrei ricordare agli amici giornalisti del Fatto Quotidiano, e vi allego nel riassunto di questo video, vi allego un bel articolo sulla magistratura, su Pier Camillo Davigo e via di seguito. Io vorrei ricordare agli amici giornalisti del Fatto Quotidiano che, se non ci fosse la malavita, specialmente la malavita politica, loro sarebbero tutti disoccupati. Beh, in fin di conti fu Hegel, io devo ripetermi, in fin di conti io sono un filosofo, devo citare di nuovo Hegel, il quale parlava di immane potenza del negativo. Il negativo, nella fattispecie giuridica completa, sarebbe la malavita politica. E c'è un'immane potenza la malavita politica, perché tiene in piedi tutti i posti di lavoro dei giornalisti del Fatto Quotidiano, i quali ritengo che tengano famiglia, abbiano moglie e figli. Poi c'è anche il direttore del Fatto Quotidiano, no? Direttore del Fatto Quotidiano, che è un cattolico, Marco Travaglio, Marco Travaglio è un cattolico che si comunica in chiesa. Marco Travaglio, tengono famiglia. E io ricordo ai giornalisti del Fatto Quotidiano che i malavitosi politici rischiano la galera. Capito? I malavitosi politici rischiano la galera, invece loro, giornalisti del Fatto Quotidiano, ci fanno solo una bella figura. Cioè, sulle malefatte della politica, i giornalisti del Fatto Quotidiano hanno tanto lavoro e più ci fanno pure una bella figura, perché si sono schierati dalla parte di Ahura Mazda, il dio del bene. E così anche i miei amici pentastellati ci fanno un figurone a schierarsi dalla parte del bene, dalla parte di Ahura Mazda, perché non rischiano la galera. Perché per quelli che si schierano dalla parte di Arimane, il dio del male, c'è un rischio elevato di andare a finire in galera. E così pure i magistrati,
Ma chi farebbero i magistrati se non ci fosse la malavita in genere e poi la malavita politica in specie? Perché con la malavita politica e finisci sulle prime pagine dei giornali e se metti in galera al lato di Pollo, di Polli, di te, magistrato PM non parla nessuno. Ma se tu magistrato PM apri un fascicolo su un politico malavitoso e vai sulle prime pagine dei giornali, in primis del Fatto Quotidiano, beh, cari amici, vedete, io sono un filosofo e le cose le vedo così, le vedo. Dico soltanto che chi si tira dalla parte di Ahura Mazda non solo non rischia la galera, ma ci fa pure un figurone. Invece chi si schiera dalla parte di Arim, il dio del male, non solo fa del bene a quelli che si sono schierati dalla parte del dio del bene, ma rischiano la galera. Pensate un po' voi, quella situazione. Io mi meraviglio tanto che i giornalisti del Fatto Quotidiano non aprono ciascun loro articolo con un ringraziamento nei confronti della malavita politica, perché è quella politica che è la malavita di serie A, che ti dà tanto onore a te giornalista, Marco Travaglio and Company, con un ringraziamento. Io giornalista del Fatto Quotidiano adesso vi faccio questa bella articolata, però ringrazio la malavita politica che consente a me di avere uno stipendio e di mantenere mia moglie e anche i miei figli. Ok, cari amici, questa è la mia deformazione professionale, cari amici. Io sono un filosofo e le cose le vedo sempre dalla prospettiva filosofica, capito? In ogni caso mi manca tanto la macchina Mazda, è tanto bella la macchina Mazda, eh? E poi c'è anche un nome azzeccato, però non me la posso fare perché costa di più e io mi devo accontentare della Toyota, non mi lamento, la Toyota è la più piccola delle Toyota, è una bella Toyota Aygo che ci ha pure incorporato un navigatore satellitare, capito? Io sono tanto orgoglioso di andare in giro con la mia piccola Toyota Aygo che c'ha pure il navigatore satellitare incorporato. A tutti voi giornalisti del Fatto Quotidiano, tanti cari saluti da Serafino Massoni, che qua è un filosofo di strada, anzi è un filosofo di Bari. Saluto anche il magistrato Pier Camillo Davigo. Ok, cari amici, ok.